si fanno i primi 45 minuti a dir poco eccellenti, abbiamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio, poi improvvisamente cambia la gara dopo il gol rocambolesco fatto dal Cagliari. Potevamo riaddrizzare la partita con un calcio di rigore netto, solare, voglio dire, che grida vendetta, un po' quello di Crotone, no? Ma tu sai, Eugenio, che quest'anno c'è una sequela straordinaria da questo punto di vista che va contro la Salernitana. E questo è un peccato perché, ripeto, potevamo portare via dei punti importanti da Cagliari se solo in quell'episodio, perché insomma il rigore fa parte di degli interi 90 minuti, ci veniva concesso. Ma quest'anno purtroppo non è così, a Crotone non è stato così, a Bari non è stato così, a Terni non è stato così, a Pescara, insomma la lista è lunga e tu ne sai qualcosa perché insomma segui sempre la squadra, ma poi da tutte le immagini insomma si può notare quello che dico è fondato e non è frutto di un'azione tesa a salvaguardare chi sia. Per cui il morale della squadra da questo punto di vista diciamo che è alto, perché fare 45 minuti a livelli importanti ti rende consapevole della forza che tu hai. Vi sentite vittime, direttore? Beh, vittime no, ma danneggiati al 100%, questo è fuori discussione. Ripeto, probabilmente. Però ci si sta giocando un campionato, c'è una categoria che per fortuna può essere ancora acciuffata per i capelli. Grazie allo spirito, oserei dire, una squadra o ragazzi diversi da quelli che abbiamo avrebbero già deposto le armi. Ce la giocheremo fino all'ultima di campionato. I risultati. Temi di segni, visto che insomma hai parlato di liste lunghe. Eugenio, io non temo nulla, io mi limito a raccontare ciò che ho visto e ciò che hai visto e ciò che hanno visto tutti i tifosi in questo campionato. Non sono episodi che mi sto inventando, le immagini ce le avete in archivio, tirerete anche fuori e ci renderemo conto che, ripeto, probabilmente e sicuramente in buona fede, però episodi decisivi sempre contro e sempre contro la Salernitana. È una giustizia che la Salernitana si salverà in questa stagione nonostante tutto e tutti. Direttore, si salverà, però c'è anche da dire che sì, rigore grida vendetta, però Salernitana aveva preso gol, aveva subito, c'era un Cagliari comunque stellare e poi nel tentativo di riacciuffarla ha preso l'imbarcata. Eugenio, se vogliamo poi essere critici, va bene, nel primo tempo credo che in campo c'è stata Salernitana, ha avuto due o tre occasioni da gol importanti, poi situazione da cambolesca, traversa, palo, gol, passa in vantaggio. Solare, addirittura si ammonisce il calciatore e questo non va bene. Stessa cosa è successa, faccio anche fatica a ricordarmi perché ogni partita, ovvero dopo Avellino, dopo aver giocato in Coppa Italia con il Chievo e dopo Avellino, se andiamo a vedere o ci andiamo a rivedere tutte quante le partite, da questo punto di vista la Salernitana è stata danneggiata in buona fede, tutto quello che vogliamo dire, ci mancherebbe altro, non temo complotti o quant'altro, ma il dato oggettivo è questo e è disonesto chi non evidentemente ammette che c'è stato quest'anno un qualcosa che ha girato da quel punto di vista non male. Avere il sottoscritto, la società, i calciatori, gli infortuni o quant'altro. Però insomma, dato che emerge palesemente. Beh, oggi un punto a giudicare. Gestire la partita in maniera diversa come lo stai facendo nel primo tempo e diventa tutta un'altra partita, no? E adesso, venerdì? Obbligati a vincere e obbligati a guardare i risultati. Però c'è da dire che la vittoria del Livorno ad Ascoli ha riaperto i giochi e diciamo che la sconfitta del Modena ha riaperto i giochi, diciamo che lo stesso pareggio del Lanciano ha riaperto i giochi, sul Lanciano pende anche questo
ultimo. A proposito di questo, la Salernitana che farà? Ma in quanto rappresentante di una proprietà, tutelerò la Salernitana in tutte le sedi opportune. Tutte le sedi significa anche violare la clausola compromissoria eventualmente? Le sedi opportune sta a significare le sedi dove si può ricorrere. Del resto credo che il fatto di questa notifica che si parla è sanato da un semplice fatto, cioè quando c'è una difesa che è presente in aula è un vulnus che viene ovviamente sanato di per sé, però situazione da tenere ben presente. Direttore, hai sentito l'udito? Lo sentirò tra un po', ma sicuramente lo troverò arrabbiatissimo per l'ennesima volta. Insomma, qui dispiace a tutti, a lui, a mezza Roma per primo, perché si fanno tanti, tanti sacrifici e non va bene uscire sempre dai campi con rammarico di alcuni ti penalizzano oltre misura. Io mi dispiace, ma a questi ragazzi non posso dire nulla perché hanno fatto un primo tempo straordinario, perché potevano riequilibrare la partita e per l'ennesima volta non è accaduto. Poi straordinariamente sul 3-0 ho visto una distensione diversa e mi fermo qua. C'è una sorta di compensazione? Non lo so, mi fermo qua. Cosa ti senti di dire invece ai 100 e passa tifosi che per cui presenti? Straordinari come sempre. E penso che questa salvezza che io conto che la Salernitana raggiungerà sarà tutta quanta dei tifosi. Gli chiedo soltanto di pazientare un'altra settimana o forse di chiedo più. Chiedo di pazientare anche voi. Però ripeto, esiste sempre una giustizia divina, c'è sempre qualcuno lassù che ci guarda e ovviamente ripristinerà l'equilibrio giusto, mettiamola così.